Fare turismo e saper fare turismo sono due realtà molto diverse, soprattutto in un mercato come quello attuale che chiama i comuni ad investire in nuove strategie. E il comune di Laterza ha accolto la sfida della nuova frontiera del turismo lanciando un programma turistico presentato nella giornata di ieri nella sala La Cavallerizza, che promette di traghettare il comune della Maiolica verso traguardi di tutto rispetto. Se dovesse riassumere i punti di forza di questo piano turistico di Laterza, quali parole chiave userebbe? Beh, intanto è un piano strategico, significa che stiamo costruendo il prossimo futuro e stiamo costruendo una destinazione turistica. È un piano partecipato, l'abbiamo costruito non solo avvalendoci di esperti, quali gli esperti della For Tourism, oggi sarà qui Joseph Yark, che è il socio unico della società, ma l'abbiamo costruito anche con gli operatori del settore, quindi i ristoratori piuttosto che proprietari di bed and breakfast, piuttosto che persone che operano nel settore turistico e che saranno in grado sempre di più di vendere esperienze ai turisti che verranno a visitarci e che stanno già venendo a visitarci. Oggi è importante fare il sistema, questo piano serve appunto a costruire in maniera strutturata la destinazione, facendo sistema non solo col territorio circostante, ma anche inserendosi nel piano delle politiche del turismo che si stanno facendo. Noi con questo progetto abbiamo anticipato la Regione Puglia, che oggi sta discutendo di Puglia 365, il suo piano strategico regionale, e siamo a un tiro di schioppo dalla vicina Matera, che oggi si candida ed è a tutti gli effetti in questo momento una meta turistica assolutamente di primo livello e a livello internazionale. Ecco, il nostro lavoro si inserisce in questo contesto, serve a strutturare la destinazione Laterza, serve a dire che stiamo proponendo delle esperienze per i nostri turisti, serve a strutturare appunto questa offerta. Il piano turistico di Laterza è quindi il frutto di un lavoro di squadra nato 2 anni fa che ha saputo mettere insieme associazioni, tour operator, enti e istituzioni, così come ha spiegato l'assessore al marketing e al turismo Mimma Stano. Laterza finora non era proprio assolutamente visibile all'esterno, pur avendo all'interno tante peculiarità che vanno dall'ambiente ai siti archeologici, ai siti artistici e l'enogastronomia. Quindi abbiamo voluto lanciare questa sfida ai turisti: venite qui, scoprirete delle cose inespresse. E quindi adesso noi ci impegneremo a fare scoprire ovviamente tutte queste peculiarità. Ospite d'eccezione della conferenza stampa, Joseph Jarque, consulente della For Tourism. Nelle sue parole la soddisfazione per i passi in avanti compiuti dal comune di Laterza, definito come una chicca bella ma nascosta che deve essere scoperta, ma anche una vera e propria lezione di turismo del futuro, dove l'arte della accoglienza fa la vera differenza. Oggi dobbiamo tener conto che soltanto con la rete, con la collaborazione, ma con una visione strategica reale di mercato e guardando quello che è il bisogno e la domanda dei turisti, ci sono gli elementi per i quali si può raggiungere il successo. Il mercato turistico è cambiato, non possiamo continuare a pensare che i turisti ci arriveranno caduti dal cielo, noi che dobbiamo andare a proporci, e questo vuole dire essere in grado di presentare una proposta di territorio, perché sul territorio deve essere lo scenario dove il turista abbia delle esperienze. Per fare questo è necessario una collaborazione fra tutti gli operatori, nessuno è chiamato fuori, dico, si può chiamarsi fuori di questo, in questa logica è molto importante. Laterza, io sono veramente orgoglioso di quello che sta facendo, perché è un caso di eccellenza, lo racconto ovunque, lo raccontavo anche ieri in Puglia, in Regione Puglia, come un caso virtuoso di collaborazione, di visione, ma soprattutto di voglia e di volontà di tutto il territorio, degli operatori, in crescere e andare assieme e trarne beneficio del turismo.